Ciao, qui nel canale trovi sicuramente tantissimi video in cui ho mostrato degli esercizi molto interessanti per trattare una tallonite o una fascite plantare. Mi sono reso conto con il tempo che alcuni degli esercizi possono essere migliorati, alcuni possono essere integrati con altri esercizi da cui ho preso spunto e che comunque sono stati aggiornati, per cui ho pensato di rifare un nuovo video per trattare quelle che sono tutte le problematiche al piede. Diciamo, è un video un po' riassuntivo, un video in cui trattiamo in maniera generale le problematiche al piede, quindi senza soffermarci specificamente su un problema di tallonite, di fasciti. Diciamo, sono degli esercizi generici. Quindi non perdiamo tempo ed iniziamo. Bene, spero che questo video sia di tuo interesse e siccome il canale sta crescendo tantissimo e mi sono accorto che molti degli utenti guardano i video ma non sono iscritti, beh, ti invito a farlo. L'iscrizione è completamente gratuita, a te non costa niente, a noi ci fa davvero tanta differenza perché ci aiuta diciamo, a produrre nuovi contenuti che potranno essere usufruiti nelle settimane successive, proprio da te che magari hai un problema in questo caso di dolore al piede. Per cui mi raccomando, non scordare di mettere like e chiaramente di iscriverti al canale. Fammi sapere inoltre qui sotto la città da cui ci stai guardando perché magari posso suggerirti un terapista proprio nella tua città che affronta un po' la problematica come faccio io nel mio studio a Roma. Bene, quindi tornando al piede, diciamo che non voglio farti perdere tempo ed iniziamo subito con gli esercizi. Dunque, questo esercizio è abbastanza semplice. Ti chiederò di coinvolgere nel movimento l'alluce. Quindi ti chiedo soltanto di poggiare tutte le dita a terra e iniziare a sollevare contemporaneamente entrambi gli alluci. Chiaramente tu hai la frattura soltanto a un dito, ma a noi non interessa. Ci interessa fare degli esercizi in maniera simmetrica, almeno in questa fase. Quindi solleva e abbassa. Solleva e abbassa. Eventualmente puoi anche sollevare, mantenere qualche secondo e rilasciare. Solleva, mantieni qualche secondo e rilascia. Questo esercizio è abbastanza semplice. Ti chiedo eventualmente di allargare tutte le dita, soprattutto il quinto dito, e stringere. Allargare tutte le dita e stringere. Allargare tutte le dita e stringere, allargare tutte le dita e stringere, allargare tutte le dita e stringere. Un esercizio molto semplice è quello di utilizzare una semplice pallina e andare a prenderla con le dita e cercare di andare a stringerla e sollevare. Stringerla e sollevarla, stringerla e sollevarla, stringerla e sollevarla. Esercizio molto semplice è quello di andare a rinforzare l'alluce. Ci portiamo quindi con il ginocchio piegato a 90 gradi, diciamo la caviglia a 90 gradi e andiamo a mettere una resistenza sull'alluce. Ti chiedo quindi di fare un po' di resistenza e spingere l'alluce soltanto verso il basso e rilasso. Chiaramente questo esercizio puoi farlo anche con un elastico, però diciamo in mancanza diciamo così, dell'elastico puoi andare a rinforzare e favorire l'elasticizzazione dell'alluce anche facendo un po' di resistenza, così. Allora, dunque, prendiamo dei libri alla stessa altezza, poniamo i talloni e le ginocchia in rotazione esterna, mettiamo i piedi un po' come Charlie Chaplin e a questo punto facciamo dei sollevamenti in basso e in alto, in basso e in alto. Possiamo eventualmente anche alternare, questo serve un pochino a mobilizzare la caviglia e alcune ossa del piede. Successivamente allarghiamo un pochino e cerchiamo di porre, diciamo così, l'attenzione maggiormente sugli alluci. Quindi con gli alluci poggiati,
andiamo a sollevare entrambe i talloni, perfetto, e andiamo anche qui a mobilizzare prima uno e poi l'altro, prima uno e poi l'altro. Sentirai probabilmente un fastidio o comunque sia un dolore a livello della fascia plantare, potrebbero comparire anche qui dei crampi. Ripeti questi tipi di movimenti, quindi sollevamenti, per almeno 3 serie da 10. Bene, gli esercizi che ti ho mostrato sono abbastanza semplici, diciamo ci vuole veramente da parte tua soltanto una certa costanza ed una certa applicazione. Dovrai seguirli per un periodo non inferiore ai 15-20 giorni, mi raccomando tutti i giorni, lo so è un po' antipatico, è un po' palloso farli quotidianamente, ma ti posso assicurare che se riusciremo a dare elasticità e riusciremo anche a rinforzare quelle che sono le strutture muscolari, vedrai che questi esercizi saranno davvero di tuo di grande aiuto. In aiuto alla terapia che si deve fare a casa, chiaramente è importante anche fare una giusta terapia manuale. Si parla sempre più di manipolazione fasciale, un tipo di trattamento che si esegue a livello del piede, a livello del polpaccio, ma anche di trattamenti osteopatici, per cui sarà importante anche andare a regolare e guardare il corpo nella sua totalità, andando quindi a regolare quelle che sono le zone che hanno perso di mobilità, parlo delle zone cosiddette ipomobili, con magari degli esercizi o anche delle manipolazioni di tipo vertebrale, articolare, sono tantissime le strade che si possono scegliere, e l'importante però è applicare un protocollo non generico, ma un protocollo specifico per allontanare quella che è la causa che sta portando ora al dolore al tallone. Chiaramente questo si potrà fare esclusivamente mediante una valutazione della problematica, per cui se sei di Roma ti aspettiamo nel nostro studio per capire qual è la causa che sta generando il dolore sotto al tallone o comunque al piede e creare quindi un piano riabilitativo specifico e personalizzato per il problema. E come ho detto all'inizio, mi raccomando, fammi sapere qui sotto nei commenti la città da cui ci stai guardando e mi raccomando, se ci sono domande, non scordare di porcele qui sotto proprio nei commenti, perché sarà mia cura rispondere nel più breve tempo possibile. Spero quindi che questo contenuto, come tutti quelli presenti nel canale, sia di aiuto per la gestione della problematica. Io come sempre ti aspetto al prossimo video. Ciao!